e vi è stato illustrato dai colleghi di Agid, vi sono state illustrate le novità, le caratteristiche e le prospettive del nuovo piano triennale. Oggi faremo un focus sulle componenti tecnologiche e faranno parte i relatori di questo webinar, come avete visto dal programma. Saranno Ludovico Anniballi, Fabrizio Donzella, Fabrizio Caccavello, che sostituisce Claudio Celeghin. Sul programma avete trovato Claudio Celeghin, invece c'è una sostituzione, c'è Fabrizio Caccavello e Antonio Rotundo, Luciano Castro del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Claudio Di Stefano. Allora, io vi ricordo che questo è un progetto che Agid realizza in collaborazione con Formez su un progetto che si chiama Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA nell'ambito del programma Italia Login, la Casa del Cittadino. In particolare questo è un evento che ricade all'interno della linea 1 del progetto che si intitola Trasformazione, Gestione della Trasformazione Digitale. Sono progetti con governance della programmazione di cui andiamo verso la chiusura, quindi che arriva a dicembre 2023. Come sapete, questo è il secondo appuntamento, il terzo è venerdì 24 e vi ricordo che vi dovete iscrivere singolarmente ad ogni webinar. Durante il corso di questo webinar vi metterò il link alla pagina per il prossimo, appunto venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, in maniera tale che voi possiate iscrivervi. Quando vi iscrivete, potete, dopo aver valutato l'evento a cui avete partecipato, potete scaricare l'attestato di iscrizione direttamente da sistema. Allora, non rubo più tempo, vi ricordo che potete porre le domande in chat rispetto appunto a quello che sentirete, ai temi che toccheranno i nostri relatori. Le domande verranno riproposte poi per ogni relatore nell'ultimo quarto d'ora alla fine del webinar. Come al solito, se non facciamo in tempo a rispondere a tutte le domande, vi rispondiamo per iscritto. Un po' vi risponderanno appunto i colleghi di Agid e del DIT anche sulla chat. E quando, se nel caso non dovessimo arrivare a rispondere a tutto, perché anche oggi siete molto numerosi, vi risponderemo per iscritto. Allora, lascio la parola appunto per il saluto e l'introduzione iniziale a Ludovico Anniballi di Agid. Ecco, Ciao Ludovico, Patrizia, prova a buongiorno. parlare. Così abbiamo già fatto. Va Benissimo, allora vediamo e sentiamo. bene, buongiorno a tutti. Sono Ludovico Anniballi e sono il responsabile dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agid, area all'interno della quale ricade appunto il servizio di redazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Fondamentalmente sono qui per un saluto da parte di Agid e per ringraziarvi della partecipazione perché siete veramente sempre molto numerosi e questo è per noi un motivo di grande soddisfazione. Quindi, brevemente andremo a vedere durante questo webinar e a fare gli approfondimenti su quello che è il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come reintrodotto dalla legge di stabilità del 2016 e accolto nel CAD all'articolo 14 bis, comma 2, lettera B, e che ha appunto la finalità di programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni e per l'uso delle tecnologie ICT. Il piano è un documento che indirizza e guida operativamente la trasformazione del digitale delle pubbliche amministrazioni italiane, fissando degli obiettivi concreti, diciamo. Quindi,
Ok, ecco le slide. E, siamo arrivati appunto all'edizione 22-24, passando per diverse edizioni. Quindi una prima edizione di Startup dove è stato introdotto il modello strategico di evoluzione delle pubbliche amministrazioni e ha posto le basi per l'adozione della strategia da parte delle pubbliche amministrazioni. E la successiva edizione ha dettagliato questo modello strategico nei singoli ambiti, e favorendo il percorso di condivisione con le pubbliche amministrazioni, per poi nella successiva edizione focalizzarsi sull'adozione di azioni specifiche da parte della pubblica amministrazione e introducendo un approccio molto orientato proprio alla misurazione dei risultati. Le successive edizioni hanno mantenuto la stessa struttura della precedente edizione e focalizzandosi però sulla realizzazione delle azioni previste nei precedenti piani e sul monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi predefiniti. E quindi io lascio la parola ai colleghi che approfondiranno appunto questi temi, in particolare adesso al collega Fabrizio Donzella del Servizio Piano Triennale, e vi auguro buon lavoro e buon webinar. Buona giornata a tutti. Grazie Ludovico. Il mio compito stamattina è di descrivere in linea generale il piano triennale per l'informatica nella PA 22-24, quindi l'ultima edizione pubblicata meno di un mese fa, quindi 3 settimane fa, e di prefigurare quelle che sono le prospettive future che Agid si propone di realizzare in qualche modo per le prossime edizioni. Brevemente una presentazione molto sintetica del modello strategico che è alla base del piano triennale che, come è stato detto in precedenza e nel webinar della scorsa settimana, è confermato nell'edizione 22-24 rispetto alle ultime due edizioni. Il modello strategico è l'architettura concettuale che è alla base del piano triennale, ma mi sembra di poter dire della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni italiane, e per cui ogni parte di questa architettura, ogni layer in qualche modo deve essere parte dell'azione amministrativa di ciascuna pubblica amministrazione. Il modello è costituito da 4 layer orizzontali, quindi quello delle infrastrutture che è alla base di tutto, su cui appunto può essere collegato il layer delle piattaforme, a sua volta collegato al layer dei dati e infine a quello dei servizi. Si tratta di 4 layer orizzontali che compongono il cuore del modello strategico. Vi sono anche 2 layer trasversali che sono quello relativo alla sicurezza informatica e all'interoperabilità che in qualche modo pervadono i 4 layer orizzontali e un ultimo layer che è quello della governance che in qualche modo deve guidare, deve condurre il percorso di trasformazione digitale nella proposta che il piano triennale offre e nella declinazione che il piano triennale deve in qualche modo entrare e essere implementato all'interno dell'azione di ciascuna pubblica amministrazione. La struttura del piano triennale è costituito sinteticamente da 3 parti, una prima parte composta da un'introduzione in cui vi è una sintesi seguita dalla descrizione della strategia, quindi dal modello strategico e un'elencazione dei principi guida. Una seconda parte che comprende quelli che sono appunto i layer orizzontali, i 4 e i 2 verticali, rappresentati appunto dal modello strategico, e poi i 2 capitoli di cui si compone la governance. La struttura dei capitoli del piano triennale riflettono appunto la struttura precedente. Qui ho voluto evidenziare i capitoli che oggi verranno approfonditi dai colleghi che seguiranno il mio intervento. Quindi il capitolo 1 relativo ai servizi con in particolare 2 relazioni, il capitolo 2 relativo ai dati con una relazione.
e il capitolo infrastrutture con l'altra redazione, quindi in questo primo webinar di oggi copriremo tre capitoli del piano triennale. Nel prossimo webinar sostanzialmente copriremo le altre aree appunto costituenti il piano stesso. La struttura dei capitoli è quella diciamo consueta negli ultime due edizioni del piano triennale. Ciascun capitolo è costituito da una introduzione con una descrizione degli ambiti di intervento. Una novità, una piccola novità del piano triennale 22-24 è quello di ospitare nell'introduzione di ciascun capitolo dei riferimenti puntuali al piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare a quelle che sono le iniziative in forma di investimenti e subinvestimenti che il PNRR ha definito e che si sta declinando in finanziamenti per le pubbliche amministrazioni. Quindi nella parte introduttiva del piano, laddove è possibile, trovate i riferimenti a misure, investimenti, subinvestimenti e riforme del PNRR. Nella seconda parte di ciascun capitolo è evidenziato un contesto normativo e strategico che quest'anno abbiamo in qualche modo ampliato anche a documenti di regolamentazione e anche in questo caso a link che rimandano alle misure, agli investimenti e subinvestimenti del PNRR. Una terza sezione del capitolo che riguarda gli obiettivi e i risultati attesi, questo è una sezione con le due successive molto importante perché sostanzia quella che è diciamo, la natura di pianificatoria del piano stesso, che si estrinseca e si evidenzia in obiettivi e risultati attesi definiti appunto per ciascun ambito all'interno di ciascun capitolo. Ciascun obiettivo e ciascun risultato atteso, tranne che in qualche situazione, ha dei target relativi agli anni coperti dal triennio, quindi degli obiettivi, dei risultati attesi, dei target per il 2022, 2023 e 2024. I target sono di natura quali quantitativa, ossia in qualche modo misurabili in maniera oggettiva o tramite l'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Una quarta sezione che indica quelle che sono le linee di attività che le amministrazioni centrali che hanno competenza di dominio sugli ambiti tematici ospitati dal piano triennale devono in qualche modo realizzare, porre in essere, quindi in primis l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gli altri soggetti che si susseguiranno anche in questo e nel prossimo webinar. E l'ultima sezione, a mio parere forse la più importante per tutte le pubbliche amministrazioni, tutti i colleghi che sono collegati in questo momento, è diciamo un'indicazione di quelli che sono gli obiettivi di pianificazione che ricadono nell'azione delle pubbliche amministrazioni italiane. Questa quinta sezione ospita delle linee di azioni valide per la maggior parte per tutte le pubbliche amministrazioni. Diciamo una delle novità che Agid si propone di fare e di cui parlerò fra poco è quella di rendere più agevole la lettura del piano triennale per ciascun livello istituzionale. Queste sono le proposte di evoluzione del piano triennale che possono anche in qualche modo rispondere ad alcune delle domande che sono state poste nel webinar di venerdì scorso e mi riferisco soprattutto alla prima che riguarda il concetto della triennalità, per cui in qualche modo Agid si propone per le prossime edizioni di poter meglio allineare la pubblicazione, la redazione del piano rispetto al periodo triennale di riferimento, quindi eventualmente anticipando l'uscita del piano rispetto al triennio a cui quel piano si riferisce. Una seconda proposta di evoluzione potrebbe riguardare, Agid in qualche modo ha diciamo come obiettivo quello di ospitare anche
sezioni di digitalizzazione verticale, mi riferisco in particolare a quelle che riguardano gli ambiti tematici verticali, quali la sanità, la giustizia, l'istruzione e le altre che tra l'altro vedono un ruolo anche importante di tutta la filiera delle pubbliche amministrazioni, quindi da quelle centrali a quelle locali, a seconda appunto degli ambiti tematici di riferimento. Ricordo che anche nel PNRR sono previste azioni, diciamo nella forma di investimenti e subinvestimenti, che finanziano appunto iniziative di digitalizzazione verticale. Una terza proposta di evoluzione è quella di una concertazione strutturata, non soltanto nella redazione del piano triennale, che è già presente ormai fin dalla prima edizione del piano triennale, ma che sia più strutturata anche per le parti di progettazione e di monitoraggio del piano triennale stesso. E un'ultima proposta di evoluzione del piano triennale che Agidi si proporrà di realizzare è quella che dicevo prima, ossia quella di agevolare la lettura delle varie pubbliche amministrazioni, semmai per livello istituzionale, in maniera tale che una pubblica amministrazione possa subito identificare quelli che sono gli obiettivi, i target, i risultati attesi e soprattutto le linee di azioni spettante a quella determinata pubblica amministrazione. Io ho terminato questa mia brevissima presentazione in linea generale del piano triennale, quindi chiamo diciamo ad intervenire Fabrizio Caccavello del servizio accessibilità e usabilità di servizi digitali della PA, che quindi si in qualche modo il tuo intervento riguarderà in qualche modo il capitolo 1 del piano triennale, quello relativo ai servizi. Ringrazio Fabrizio e cedo la parola. Grazie Fabrizio. Sì, grazie Fabrizio. Vedo dalle chat che abbiamo un po' di problemi audio, spero che il mio audio arrivi decente. E quindi andiamo avanti insomma con questa slide. Allora, dicevamo, sì, allora il tema accessibilità è quello che tratteremo in questo mio in questa mia parte di seminario, e diciamo che l'obiettivo comunque complessivo generale della pubblica amministrazione è quello di comunque migliorare l'esperienza d'uso delle persone attraverso i servizi digitali, e sicuramente l'accessibilità e l'esperienza d'uso sono due temi congiunti, devo dire, no? Che spesso qualche volta vengono sovrapposti, ma anche diciamo così, qualche volta si integrano, qualche volta sono usati come sinonimo. Non ci dilunghiamo in questi concetti, però fondamentale è il concetto che nella pubblica amministrazione c'è l'obbligo comunque di proseguire in questo lavoro di ottimizzazione dei servizi digitali e delle esperienze d'uso per favorire l'accesso appunto ai servizi da parte del maggior numero possibile di persone, comprese quelle con disabilità, che poi è il tema cruciale dell'accessibilità. Andiamo quindi per ordine per quelli che sono i punti che bisogna seguire per perseguire questo obiettivo diciamo di migliorare di miglioramento dei servizi digitali. Uno appunto si chiama obiettivi di accessibilità, che devono essere pubblicati entro il 31 marzo, e le pubbliche amministrazioni quindi hanno l'obbligo di non solo di pubblicare gli obiettivi, ma poi di perseguire gli obiettivi che vengono pubblicati, che riguardano sostanzialmente diversi temi, ossia il sito istituzionale, i siti tematici, le internet, la formazione, le postazioni di lavoro e l'organizzazione del lavoro. Quindi questi sono gli obiettivi che bisogna mettere giù, e quindi poi bisogna pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, ma comunque chiaramente ora siamo vicini alla scadenza del 31 marzo 2023, per quanto riguarda insomma questo obiettivo. E scusate, come si fa a pubblicarli? Come immagino, spero sappiate insomma da un po' di tempo, esiste un applicativo online che si chiama form.agite.gov.it,
attraverso il quale le pubbliche amministrazioni possono, pub anzi devono pubblicare appunto gli obiettivi di accessibilità. È un applicativo chiaramente abbastanza facile da utilizzare, bisogna loggarsi e andare appunto nella sezione dedicata agli obiettivi di accessibilità. Al termine del processo si otterrà un link e questo link, ricordo, deve essere pubblicato dentro un'apposita sezione in amministrazione trasparente. Ecco, qui quindi qualche volta abbiamo notato insomma un po' di difficoltà, di incomprensione in questa fase, perché molto spesso no, si pensa che una volta pubblicati gli obiettivi sul sito Agid si sia compiuto il processo. In realtà no, il link che si genera alla fine del percorso va pubblicato nella trasparenza, in amministrazione trasparente. Devo dire che a febbraio 2021 saranno compilati oltre 13.000 obiettivi, quindi insomma mi pare un risultato importante che possiamo a questo punto insomma che possiamo dire. Certo, bisogna comunque cercare di raggiungere anche in questo caso è come l'accessibilità, raggiungere il maggior numero possibile di obiettivi raggiunti e anche pubblicati. Un'altra cosa importante, sempre riguardo al miglioramento dell'esperienza d'uso e dell'accessibilità dei servizi digitali, è quella di pubblicare entro il 23 settembre 2023 della dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei servizi digitali, per ciascuno dei siti web e delle app mobile presenti nella pubblica amministrazione. Poi se avremo tempo, magari facciamo un piccolo dettaglio su questo tema nell'ultima slide. Anche qui come si fa? Sempre ci viene in soccorso diciamo, la struttura che abbiamo messo in piedi in Agid, appunto con Form Agid, con l'applicativo Form Agid Govit, però cosa dobbiamo fare preliminarmente? Dobbiamo fare due cose prima di andare a fare la dichiarazione, ossia innanzitutto effettuare delle verifiche di accessibilità, quindi come faccio a dichiarare l'accessibilità se non faccio prima delle verifiche. Si possono fare chiaramente in modo, diciamo, in autodichiarazione, nel senso che io come pubblica amministrazione posso, se ho all'interno le risorse in grado di fare un'analisi di accessibilità, faccio prima la mia verifica e poi vado a dichiarare nel Form Agid, oppure posso incaricare soggetti esterni o i fornitori stessi, insomma, chiunque sia in grado di eseguire una verifica di accessibilità. E devo predisporre prima, in base alla normativa, un meccanismo di feedback, ossia, dice la normativa, che gli utenti devono poter segnalare alla pubblica amministrazione eventuali problematiche legate all'accessibilità. Quindi il primo punto di accesso della segnalazione delle problematiche è appunto l'amministrazione stessa, che deve quindi creare un meccanismo di feedback. Anche qui ci sono vari modi per creare un meccanismo di feedback, il più semplice, il più immediato e di sicuro il più efficace, devo dire, è di sicuro quello di creare un indirizzo email apposito per fare questo tipo di, per permettere alle persone di fare questo tipo di attività, ma chiaramente si possono creare anche dei form, dei meccanismi più complessi per raccogliere le opinioni e no, no, qui non sono opinioni, sono raccogliere le segnalazioni, quindi le problematiche che gli utenti incontrano nell'utilizzo dei servizi digitali. Una volta fatte queste due cose preliminari, vado sul Form Agid e compilo. Chi deve farlo? Deve farlo l'RTD. L'RTD attraverso un meccanismo di creazione di una chiave d'accesso deve iscriversi quindi al Form Agid, riceverà questa chiave d'accesso, dopodiché con quella chiave d'accesso potrà procedere con la dichiarazione di accessibilità. Attenzione, anche in questo caso non è sufficiente in base alla normativa, ma in base anche alle linee guida che abbiamo scritto in passato. Ma una volta fatta la dichiarazione, bisognerà prendere il link dell'ultimo step
di quel processo e pubblicarlo nel footer dei siti web della pubblica amministrazione, quindi alla, nel footer, quindi vicino ai link che già immagino avete, quelli dei cookie, quelli della privacy policy e altri link obbligatori, devono essere pubblicati i link che portano direttamente alla dichiarazione di accessibilità, che sarà la pagina esposta sulla piattaforma agid.gov.it, quindi su form.agid.gov.it. Qui questo è solo il solo meccanismo valido per fare questo tipo di attività. Abbiamo trovato spesso magari altre modalità, tipo pagine interne o dichiarazioni fatte autonomamente nelle pagine interne. Sono tutte modalità non consentite. A febbraio 2020 abbiamo avuto ad oggi 28.000 dichiarazioni di accessibilità, quindi vuol dire che comunque è un riempimento che le pubbliche amministrazioni stanno facendo con grande diciamo impegno, quindi è anche qui un dato interessante che andiamo a raccogliere in questo momento. E c'è un'altra cosa che bisogna fare, e cioè entro l'anno, quindi in questo caso entro il 23 dicembre 2023, le PA devono comunicare ad Agid i risultati dei test di usabilità fatti sul proprio sito istituzionale. Anche in questo caso c'è un'apposita sezione di form Agid.gov.it, quindi una volta fatti i test di usabilità bisogna pubblicarli sul farli insomma pubblicare all'interno di della piattaforma form Agid.gov.it, e in questo caso non c'è alcun obbligo supplementare rispetto a questo, quindi rispetto agli altri due adempimenti quello dei test di usabilità vanno semplicemente caricati sul form Agid. Quindi quando si arriva sul form Agid, in questo momento si avrà a disposizione i vari form che riguardano appunto la dichiarazione di accessibilità, gli obiettivi di accessibilità e altre cose che poi potete trovare di volta in volta. Quindi entro questo anno, entro il 2023, quindi entro il 31 dicembre 2023, cosa devono fare le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda l'accessibilità? Devono risolvere almeno un criterio di successo, devono trovare la soluzione ad almeno la violazione di un criterio di successo, che è quello che viene nominato tastiera, ossia il criterio 2.1.1. E perché abbiamo scelto questo criterio di successo come obiettivo minimo entro 2023 da raggiungere per tutte le pubbliche amministrazioni? Perché sostanzialmente è uno dei criteri di successo dominanti per quanto si parla di esperienza d'uso, che coinvolge un numero molto elevato di persone. Ora, se avete sentito altre formazioni in accessibilità, non ci addentriamo in queste cose perché andremo veramente un po' troppo oltre l'obiettivo di oggi, però avete sentito me stesso dire più volte che tutti i criteri di successo, e sono 50, sono pari, hanno pari dignità e sono tutti importanti, non ce n'è uno più importante dell'altro. Tuttavia, quando si deve scegliere uno, si può puntare su alcune cose che sono fondamentali, ossia l'utilizzo della tastiera, perché è un'esperienza comune a moltissimi utenti. Anche le persone che non hanno alcuna disabilità utilizzano la tastiera come strumento di input per navigare. Pensate tutte le volte che si fa immissione di dati, no? Si scrive con la tastiera, poi si fa invio anziché prendere il mouse. Le persone con disabilità che utilizzano le tecnologie assistive hanno un comportamento che è molto simile alle persone che utilizzano la sola tastiera. Le persone con disabilità motorie utilizzano la tastiera, quindi c'è una vasta gamma di persone che sono legate in qualche modo a questo criterio di successo, è per questo che l'abbiamo messo come punto principale. Passiamo al 2024. Entro 2024 l'obiettivo del risolvere
le problematiche legate a un criterio di successo, è stato scelto quello dei messaggi di stato. Non mi addentro molto in questa cosa tecnica, però il messaggio di stato è quello che fa comprendere alle persone lo stato in cui si trova un applicativo, quindi è una comunicazione che avviene fra applicativo e utente. Se non comprendo il messaggio di stato, chiaramente l'utente non può capire dove si trova, cosa gli è stato comunicato, cosa deve fare. Quindi ecco perché è importante anche risolvere questo criterio di successo. E l'abbiamo messo entro il 23 dicembre, quindi del prossimo anno. Quindi è l'altro obiettivo rispetto alla risoluzione delle problematiche di un criterio di successo. Chiaramente nel 2024 permangono gli altri punti, ossia gli obiettivi di accessibilità entro marzo 2024 e entro settembre 2024 la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità. Come ogni anno noi come Agid eseguiamo un monitoraggio dell'accessibilità attraverso le piattaforme e quindi ogni anno stiliamo una lista dei 10 criteri di successo che sono maggiormente violati dalle nostre analisi e questo lo pubblichiamo sul sito Agid, ma su questo andiamo, diciamo, adesso un po' leggeri perché avremo modo in prossimi webinar, in prossime attività di Agid di parlare appunto proprio del monitoraggio e di quello che esce fuori come dati tecnici rispetto ai criteri di successo violati. Ancora vigenti quindi sono altre cose che sono quelle che le pubbliche amministrazioni devono seguire i modelli di sviluppo proposti per i siti istituzionali nel design dei siti delle pubbliche amministrazioni e devono appunto fare test di usabilità e devono caricare sul sito Agid e devono seguire le linee guida di design per i siti internet della pubblica amministrazione. Quindi per chiudere, in ogni caso, al di là del tema di oggi, quindi del piano diciamo di ogni anno, comunque per quanto riguarda le scadenze annuali della pubblica amministrazione, sono comunque quelle che abbiamo detto, quindi non sono limitate a questo momento, sono scadenze che sono presenti per tutti gli anni della pubblica amministrazione. Quindi entro il 31 gennaio di ogni anno la pubblicazione del PIAO, quindi il piano integrato di attività e organizzazione, 31 marzo appunto obiettivi di accessibilità e 23 settembre dichiarazione di accessibilità. Quindi non sono legate a un piano triennale, sono un aspetto normativo che dureranno fino a che non ci sarà una normativa diversa da rispettare. Quindi si ripeteranno anche negli anni successivi. Credo di aver fatto un quadro così come oggi ero chiamato a fare in questo momento. Ringrazio chiaramente tutti. Vedo Fabrizio di nuovo collegato. Sì, mi sentite? Perfetto. Benissimo, ti lascio quindi la Grazie a parola, te Fabri. Fabrizio, ti invito a leggere per quanto possibile le numerose domande che sono giunte durante il tuo intervento per poter eventualmente risponderne a qualcuna alla fine del webinar e passerei la parola ad Antonio Rotundo, che tratterà l'ambito tematico riguardante i dati, quindi il capitolo 2 del piano triennale. Grazie Antonio, a te la parola. Fabrizio, mi sentite? Ti sentiamo un po' basso, Antonio. Alzo. Sentite meglio adesso? Sì. Ok. Perfetto, vai. Allora, se mi mettete la presentazione, ecco. Allora, buongiorno a tutti, Antonio Rotundo del servizio gestione dati e banche dati di Agid e come diceva Fabrizio, in questa presentazione il focus sarà su obiettivi, risultati attesi e azioni del piano triennale in materia di dati. Parto da uno dei principi guida che è alla base del piano triennale, che i dati pubblici sono e devono essere un bene comune, quindi un bene che re deve essere reso disponibili a tutti, cittadini, imprese, altre amministrazioni e così via. E
per essere riutilizzate e quindi poi creare valore, creare sviluppo, deve essere reso in maniera che sia aperta e interoperabile. E nell'enunciazione del principio ho evidenziato appunto alcune parole chiave che ci dicono proprio come questo principio poi deve essere applicato e messo in pratica. E in effetti, come dicevamo, cittadini, imprese e anche altre amministrazioni devono avere la possibilità di conoscere il patrimonio informativo disponibile, pubblico disponibile, e questo in genere si fa attraverso i cataloghi dati, quindi i cataloghi che pubblicano i metadati relativi ai dati pubblici, quindi al patrimonio informativo pubblico e come credo saprete, AGID gestisce i due cataloghi nazionali che poi fanno riferimento ad altrettanti cataloghi europei, quindi il catalogo di dati aperti e il catalogo dei dati territoriali. Attraverso questi cataloghi, attraverso i metadati, tutti gli utenti possono rendersi conto se quei dati possono fare o meno al proprio scopo. Ovviamente questi dati dovrebbero, dico dovrebbero perché ovviamente non è sempre così, dovrebbero essere creati seguendo degli standard condivisi e comuni, quindi modelli dati, ontologie, schemi, vocabolari controllati e quant'altro. Questo fa sì che i dati siano interoperabili, quindi l'altra parola chiave che abbiamo visto nel principio di guida sui dati. Interoperabili, scusate, abilita poi un migliore riutilizzo di questi dati. E poi devono essere resi disponibili in modalità aperta. Ho riportato anche alcune delle caratteristiche principali di un dato aperto, quindi dati che devono essere disponibili in formato aperto e leggibili meccanicamente, quindi devono essere interpretabili non solo dagli umani, ma anche e soprattutto forse dalle macchine, devono essere resi disponibili con una licenza aperta, gratuiti o al massimo con costi marginali. Questo consente ovviamente il riutilizzo di questi dati e come sappiamo, se non c'è riutilizzo non si può parlare di dati aperti. E attraverso il riutilizzo poi si possono creare tutta una serie di attività, servizi, applicazioni a valore aggiunto che possono indurre e inducono lo sviluppo. Questi benefici si hanno anche per l'amministrazione che è titolare di quei dati, perché poi dal riutilizzo possono nascere eventuali segnalazioni anche sui dati stessi, quindi sulla qualità dei dati e così via, che l'amministrazione titolare poi consente all'amministrazione titolare di migliorare appunto la qualità dei dati. Tutto questo è possibile e per fare tutto questo ovviamente abbiamo, come si diceva, abbiamo bisogno di regole condivise, regole che negli ultimi anni sono state definite sia a livello europeo che nazionale. Il 2022 è stato l'anno, diciamo, in cui come AGID abbiamo definito le linee guida sugli open data che sono in corso di adozione secondo l'iter previsto dall'articolo 71 del CAD. Queste linee guida sono previste in un aggiornamento del decreto 36 del 2006 che è intervenuto con il recepimento della direttiva 2019-2024 che è appunto la direttiva open data. Questa direttiva poi identifica alcune specifiche tipologie di dati il cui riutilizzo, come si diceva anche prima, può indurre sviluppo, quindi creazione di posti di lavoro e quindi benefici sia per la società che per l'economia che per l'ambiente. Questi dati sono dati dinamici, dati di elevato valore, dati della ricerca. E dati territoriali su cui poi esiste un framework di interoperabilità molto ben consolidato, che è quello della direttiva cosiddetta Inspire, che ha innescato una serie di regole tecniche specifiche, regolamenti anche europei e linee guida nazionali, proprio per questa specifica tipologia di dati. L'ultima novità è un regolamento che è stato pubblicato circa un mese fa e che sarà applicabile dal giugno 2024 e che è un regolamento attuativo della direttiva Open Data. Con questo regolamento
si identificano quali sono le serie di dati di elevato valore e quindi si danno indicazioni sulle modalità di pubblicazione e riutilizzo. Molti di questi dati di elevato valore sono dati territoriali, quindi abbiamo che anche qui tutta la normativa è collegata. Ho fatto questo breve cenno, diciamo, alla normativa perché poi gli obiettivi del piano triennale che riguardano i dati sono definiti sulla base appunto di questo contesto europeo e nazionale proprio per arrivare a quel processo virtuoso che vi dicevo prima. Il primo obiettivo riguarda la condivisione di dati tra pubblica amministrazione e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese. Come vedete, sono due concetti leggermente diversi. La condivisione è solo tra pubblica amministrazione, gli utenti, quindi cittadini, imprese, accademici, ricercatori, università, eccetera. Si parla di riutilizzo proprio perché quei dati possono essere utilizzati anche a fini commerciali, proprio perché questa è insita, diciamo, nella definizione di dato aperto. Il secondo obiettivo riguarda l'aumento, quindi incrementare la qualità di dati e metadati. Il terzo obiettivo è appunto relativo alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. E, per quanto riguarda il primo obiettivo, quindi condivisione di dati tra PA e riutilizzo da parte di cittadini e imprese, sono previsti e sono stati inseriti nel piano tre risultati attesi. Il primo è relativo alle basi dati di interesse nazionale, che sono quelle identificate dall'articolo 60 del CAD, ma anche da AGID stessa, sulla base sempre delle disposizioni che è l'articolo 60 e quindi della competenza che dà ad AGID l'identificazione di ulteriori basi dati di interesse nazionale che devono essere esposte attraverso API, e questo si collega praticamente poi al discorso della PDND, che credo sarà poi oggetto di altri approfondimenti, proprio perché nell'articolo 50 ter, che riguarda la PDND, si dice esplicitamente che la priorità, diciamo, per la condivisione dei dati è proprio sulle basi dati di interesse nazionale. L'altro risultato atteso riguarda i dati di tipo dinamico, che abbiamo visto sono in relazione alla direttiva Open Data. Dati di tipo dinamico sono quei dati che hanno una frequenza di aggiornamento elevata o anche in tempo reale. Quindi dati della mobilità, del traffico, dati ricavati dai sensori, quindi che riguardano per esempio l'ambiente, la qualità dell'aria e così via. Su questo ovviamente ci sono diverse azioni che riguardano le pubbliche amministrazioni che devono identificare questi dati nell'ambito del proprio patrimonio informativo e quindi li devono rendere disponibili attraverso le regole definite da quei documenti, da quelle norme che vi indicavo prima. E poi l'altro risultato atteso del primo obiettivo riguarda i dati territoriali, cioè noi misuriamo, diciamo, anno dopo anno l'aumento dei dataset resi disponibili, dei dataset territoriali resi disponibili attraverso i servizi di rete definiti nell'ambito della direttiva Inspire. Ovviamente, con l'entrata in vigore del regolamento che vi citavo, questo risultato atteso e quindi tutte le azioni che sono relative a questo risultato atteso fanno riferimento anche a quel regolamento e quindi servono anche per adempiere, diciamo, agli obblighi derivanti da quel regolamento. Per quanto riguarda il secondo obiettivo, quindi scusate, qualità di dati e metadati, i due risultati attesi e su cui ovviamente sono definite specificazioni riguardano l'aumento del numero di dataset con metadati di qualità. Ho parlato all'inizio dei due cataloghi che sono gestiti da AGID e attraverso cui vengono resi disponibili e conoscibili a tutti gli utenti i dati disponibili presso la pubblica amministrazione. Quindi quei cataloghi si basano ovviamente su profili e regole definite a livello nazionale che a loro volta poi
sono basate su standard definiti a livello europeo o anche internazionale. Quindi uno dei risultati attesi è relativo proprio ai metadati perché siano sempre più di qualità e siano sempre più coerenti con le regole definite nei profili di metadati. L'altro risultato atteso riguarda il numero di dataset di tipo aperto, quindi si monitora, diciamo, che sempre più dati siano resi disponibili a tutti come dati di tipo aperto e quindi riutilizzabili, come dicevo prima, anche a fini commerciali. Infine, l'ultimo obiettivo, il risultato atteso che è inserito relativamente all'ultimo obiettivo, riguarda la disponibilità di dati con l'applicazione delle licenze aperte indicate nelle linee guida. In questo caso è evidenziato in rosso perché c'è una leggera modifica rispetto agli aggiornamenti degli anni precedenti, in quanto con le ultime linee guida Open Data sono state definite delle licenze aperte specifiche che devono essere utilizzate e applicate nel caso dei dati aperti, che sono la CC BY 4.0 e la CC 0. In precedenza, quindi con le precedenti linee guida che sono del 2017, che sono state definite nel 2017, invece c'era solo una raccomandazione sulla CC BY 4.0. Quindi da quest'anno in poi noi misureremo, diciamo, questo risultato atteso tenendo in considerazione non solo la CC BY 4.0, ma anche la CC 0. Alcune azioni l'ho già indicate mentre parlavo dei risultati attesi relativi a ciascun obiettivo. Qui ho evidenziato alcune che rappresentano in realtà delle novità rispetto all'aggiornamento precedente. Dicevo dell'adozione delle linee guida Open Data, ma nel 2023, quindi in quest'anno, ci concentreremo anche a fare in modo di fornire alle pubbliche amministrazioni, quindi poi le pubbliche amministrazioni di conseguenza dovranno implementarle, le indicazioni specifiche operative sui dati di elevato valore in vista poi dell'applicazione del regolamento che citavo all'inizio dal 2020. 24. Quindi noi abbiamo previsto sia un adeguamento del profilo dei metadati, proprio perché il regolamento richiede che nei metadati si debba indicare esplicitamente quali sono i dati di elevato valore, in modo tale che poi l'utente riesca a identificarli facilmente. E abbiamo anche previsto l'adozione di una guida operativa proprio su questa tipologia di dati, che, come abbiamo visto, è come ho detto prima, per la maggior parte sono dati territoriali, per cui sono regole che sono già applicate e in vigore da un po' di anni. Poi, dal 2024, quindi da quando entrerà in vigore e sarà applicato il regolamento, abbiamo previsto delle azioni per il rilevamento della disponibilità di questi dati di elevato valore. E ovviamente ci saranno poi dei cicli di formazione che in realtà nella slide è indicato per il 2024, ma come vedrete poi nel testo del piano triennale, prevediamo anche nel 2023 di fare dei cicli di webinar e di momenti di formazione e sensibilizzazione su questi aspetti, come stiamo già facendo, perché sempre insieme a Formez. E relativamente alle linee guida Open Data e quindi ai dati, sono in corso dei webinar che trovate sempre su Eventi PA. Questi risultati attesi, quindi tutte le azioni, diciamo, i target che abbiamo fissato nel piano triennale, sono misurati per la maggior parte settimanalmente, perché sul portale dati.gov.it c'è una pagina dedicata al monitoraggio dinamico che settimanalmente fornisce i numeri relativi ai vari risultati attesi, ovviamente quelli che sono misurabili attraverso il catalogo dei dati. Quindi voi
è settimanale il monitoraggio perché settimanalmente viene aggiornato il contenuto del catalogo nazionale che, come saprete, praticamente va a raccogliere i dati poi dai cataloghi locali, quindi delle regioni, delle altre amministrazioni centrali, dei comuni e così via. Quindi c'è la rappresentazione di come questi numeri crescono relativamente ai risultati attesi. Per quanto riguarda invece i dati territoriali, e finisco, questa è la misura, diciamo, del risultato atteso, risultato atteso relativo ai dati territoriali. La misura avviene in relazione al monitoraggio annuale che la Commissione europea fa su questi dati, sempre relativamente all'applicazione delle norme che dicevo prima. Siccome quindi a dicembre di ogni anno la Commissione europea va a verificare negli Stati membri una serie di indicatori legati alla disponibilità dei dati territoriali, questo risultato atteso del piano triennale è collegato a quel monitoraggio. Nella slide vedete i dati relativi al 2021 e abbiamo inserito il target del 2022. Siccome il monitoraggio è stato fatto e quindi sempre sulla base del catalogo nazionale, in questo caso del catalogo nazionale dei dati territoriali, è stato fatto a dicembre, sono in corso, diciamo, le discussioni tra Commissione europea e Stati membri sui risultati del monitoraggio, per cui a breve avremo anche i risultati relativamente al risultato atteso che riguarda i dati territoriali. Grazie. Perfetto, ringrazio Antonio Rotundo per il suo intervento. Invito anche lui, per quanto possibile, di verificare le domande che sono state scritte in chat durante il suo intervento e chiamo adesso a intervenire Luciano Castro del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il dottor Castro si occuperà della relazione riguardante le infrastrutture, quindi il capitolo 4 del piano triennale. A lei la parola, grazie. Grazie mille, dottore. Grazie a tutti quelli che sono presenti oggi. Sono Luciano Castro e sono a capo della missione 1.2 del PNRR, quindi in particolare la missione che prevede la migrazione al cloud di tutte le pubbliche amministrazioni locali. Vedremo oggi in questa presentazione i temi che riguardano il piano triennale e come si inseriscano all'interno della direttrice del PNRR, quali sono poi le opportunità e gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni italiane devono avere per raggiungere gli obiettivi. Parliamo del piano triennale che abbiamo già accennato, i colleghi hanno già parlato, promuove la digitalizzazione, la trasformazione digitale nel paese, in particolare con un particolare focus su quella che è la pubblica amministrazione italiana. E lo fa declinando il piano triennale, quella che è una strategia operativa, attraverso varie direttrici che adesso andremo a vedere insieme. Lo scopo del piano triennale è quello di favorire lo sviluppo attraverso la costruzione di quelle che sono le fondamenta da cui poi si può creare l'intero asset ICT del sistema paese. Questo avviene attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile, attraverso la capacità del sistema di poter accogliere e diffondere nuove tecnologie che possano essere adattate e utilizzate in maniera corretta da parte di tutti gli attori. Il ruolo delle infrastrutture digitali, come abbiamo visto, è assolutamente fondamentale. E durante quello che è stato il rilevamento e il censimento del patrimonio ICT effettuato da ASID, è emerso che le infrastrutture del paese sono prive di quei requisiti di sicurezza e affidabilità minimi necessari per poter erogare dei servizi congrui. Questo porta ad avere rischi di attacchi di cybersicurezza o interruzione o indisponibilità dei servizi. Proprio per questo è stato necessario prevedere un passaggio verso un'infrastruttura, verso infrastrutture che permettessero di avere quei livelli di qualità, sicurezza, performance e scalabilità necessari a poter ottemperare le necessità del sistema paese. Proprio per questo il piano triennale ribadisce, coerentemente con l'articolo 83 septies,
quelle che sono le direttrici principali sulle quali dobbiamo muoverci. Abbiamo da una parte, come avrete potuto vedere nel corso dei mesi scorsi, è stato attivato ed è in erogazione il Polo Strategico Nazionale, che viene seguito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Secondo elemento del piano triennale è la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali verso il PSN o infrastrutture che ne possiedono i requisiti, la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali verso soluzioni che siano qualificate, dove vi siano servizi qualificati per essere più precisi, e poi l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di investire in quei data center che si siano rivelati obsoleti, ma dove possono essere comunque effettuate consolidamente. Quali sono gli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione? Il PNRR è un fortissimo boost per permettere, attraverso l'iniezione di quasi 2 miliardi di euro, 1,9 miliardi per essere precisi, suddivisi tra la misura 1.1 e la misura 1.2, che permettono di attuare ancora più velocemente, con più precisione ed efficacia, questo il piano triennale e la strategia che adesso andremo a vedere. Tra gli altri strumenti a disposizione della pubblica amministrazione abbiamo il manuale di abilitazione al cloud, che delinea quali sono le attività che possono essere fatte, che devono essere fatte per poter effettuare una migrazione, un consolidamento delle infrastrutture. È a disposizione, sono presenti anche le gare strategiche da parte di Consip, tra i quali andiamo a citare l'accordo quadro del Public Cloud, l'SPC Cloud in scadenza, piuttosto che i servizi Public Cloud, IaaS, PaaS, e gli strumenti MEPA a disposizione per poter effettuare gli acquisti. Nel settembre del 2021 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, insieme all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, hanno pubblicato un documento sul cloud che è stato definito la strategia Cloud Italia, ossia la direttrice nella quale ci muoviamo per effettuare questo percorso di aggiornamento e di migrazione. Quali sono i pilastri della strategia Cloud Italia? La strategia Cloud Italia si muove attraverso tre direttrici, che sono la classificazione dei dati e servizi, dove a seconda della tipologia di impatto di compromissione di un tipo di dato, avremo una sua classificazione dall'altra parte, che si suddivide in ordinario, critico e strategico. La seconda direttrice è la qualificazione dei servizi cloud. In parallelo con quella che è la classificazione, abbiamo la tipologia di servizio che deve essere pronto per poter ospitare quella tipologia di dato. Quindi abbiamo i servizi cloud qualificati e in corso di qualificazione per quelli che sono i servizi critici, che andranno ad ospitare i dati della pubblica amministrazione. In ultimo si inserisce, come già accennavo precedentemente, il Polo Strategico Nazionale, ossia il PSN, che attraverso il partenariato pubblico-privato andrà ad ospitare dati critici e strategici. Quali sono gli obiettivi del piano triennale? Attuare la strategia Cloud Italia e garantire la migrazione dei servizi e dei dati verso infrastrutture cloud qualificate, incluso il PSN, e migliorare la fruizione dei servizi digitali per i cittadini e le imprese, attraverso il potenziamento di quella che è la backbone, ossia dei servizi di connettività per accedere proprio a quei servizi a cui si faceva riferimento. Quali sono i risultati che ci attendiamo nel piano triennale? Come potete vedere qui, vado veloce, perché i punti fondamentali sono, diciamo, nel 2024, dove ci aspettiamo di avere almeno 4.000, circa poco più di 4.000 amministrazioni migrate, con 900 pubbliche amministrazioni locali che aderiscono alle offerte MEPA, e la migrazione delle PA ai servizi di connettività SPC. Come vi dicevo, il PNRR si inserisce a dare un boost a quella che è il piano triennale e la strategia Cloud Italia, fornendo degli strumenti economici importanti e non solo, per poter raggiungere questi obiettivi. Qual è l'obiettivo del PNRR? È assolutamente sfidante.
è quello di raggiungere il 75% dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, in questo caso per la misura 1.2, della pubblica amministrazione locale, migrate su infrastrutture cloud sicure, efficienti e affidabili. Al tempo stesso il 100% dei servizi e dati strategici migrate su infrastrutture sicure, quindi in questo caso PSN o infrastrutture pari. Vi sono, come anticipavo, due misure, la misura 1.1 per le infrastrutture digitali che prevede la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali verso PSN o soluzioni qualificate e la misura 1.2 che si focalizza sulle pubbliche amministrazioni locali, in particolare scuole, comuni e ASL, per permettere la migrazione al cloud delle loro infrastrutture. La dotazione del primo è di 900 milioni, la dotazione del secondo è di 1 miliardo. Entriamo proprio nel merito della misura 1.2, in cui entriamo molto velocemente. Come dicevo, i beneficiari sono i comuni, le scuole e le aziende sanitarie. La misura 1.2 ha dato avvio ad aprile dell'anno scorso. Come vedete, queste sono le milestone che riguarderanno la misura. La prima milestone era la pubblicazione degli avvisi che abbiamo raggiunto e la prossima prevede le migrazioni fino ad arrivare a 12.464 enti migrati entro la fine del 2026. I numeri della migrazione sono, i numeri di adesione sono fantastici, abbiamo superato il target che erano stati prefissati, che erano del 75%, e su 16.000 enti abbiamo oltre 1.000 enti in più che hanno aderito alle misure. Ci sono due modalità per effettuare la migrazione. Una volta che si è fatta l'adesione ad avviso e compilato il piano di migrazione, è possibile effettuare il trasferimento oppure l'aggiornamento. Il trasferimento corrisponde a un rehost, ossia al passaggio lift and shift delle infrastrutture verso un'infrastruttura cloud qualificata, oppure un aggiornamento in sicurezza delle proprie infrastrutture effettuando una reingegnerizzazione passando verso un PaaS oppure passando verso un SaaS e quindi riacquistando un servizio. Vi sono delle condizioni entro cui questo può essere effettuato. Come vedete in questo schema vengono mostrate nelle caselle verdi quelle che sono le opzioni ammissibili di migrazione, quindi in cui si parte da un on-premise strutturato, destrutturato, IaaS, PaaS o SaaS che vedete sulla sinistra e poi le varie modalità. Trovate questo presente all'interno della piattaforma PA Digitale 2026 dove all'interno dei vari allegati troverete anche gli scenari di migrazione. Importante è ricordare che sono in linea con quello che è la strategia Cloud Italia, quindi la migrazione verso il SaaS è una migrazione preferenziale. E ricordiamo inoltre che anche dallo IaaS qualificato, qualora non sia stato, anche se prima era accennato che non è possibile farlo se si tratta di un percorso, anche questo presente all'interno dei chiarimenti. Vediamo velocemente come funziona una volta effettuata l'adesione, effettuato il processo di migrazione, come funziona il processo di asseverazione finale che interesserà gli enti che effettueranno la migrazione a partire da questo, stanno effettuando le migrazioni in questo momento, quei 13.400 enti di cui stavo parlando. Una volta completato il processo di migrazione, inizierà l'asseverazione, ossia un percorso di verifica che verrà fatto per controllare la congruità della migrazione e la conformità con quelli che erano i principi di migrazione stessi. Il processo di asseverazione avviene con quattro differenti moduli a seconda della tipologia di migrazione selezionata. Il primo modulo è un modulo che è comune a tutti, a prescindere che io abbia selezionato trasferimento oppure aggiornamento, e comprende una verifica di visibilità in genere, quindi la tipologia di dato piuttosto che la presenza online oppure visibile del portale del servizio, che i dati siano stati migrati, eccetera. Il secondo è una verifica tecnica, nel caso che sia stato effettuato un trasferimento, nel quale verranno richieste le informazioni del CSP e dei dati a comprovare che la migrazione è stata effettuata in maniera congrua, quindi le risorse che sono state allocate, le tipologie di software che sono state utilizzate,
gli indirizzi IP pubblici. Nel caso di un aggiornamento verso il pass, invece, che è simile in questo caso al, come verifica a quello del trasferimento, verranno anche qui chieste le risorse e dettagli su ciò che è stato utilizzato. Ultima è nel caso di aggiornamento verso il SaaS, quindi avendo un SaaS come destinazione, qui verrà effettuata, a differenza delle altre, una verifica sincrona, quindi un controllo in simultanea attraverso una video call piuttosto che in presenza per verificare che il sistema installato sia funzionale e funzionante. E grazie a tutti per l'attenzione, ho cercato di rientrare velocissimamente all'interno dei tempi che erano. Ringrazio molto Luciano Castro per il suo intervento, sono arrivate anche molte domande durante la sua relazione, quindi proveremo nei minuti finali a rispondere a qualcuna di esse e poi eventualmente a rispondere alle altre per iscritto in separata sede. Ecco, è già arrivato Claudio Di Stefano, parlerà del Single Digital Gateway e quindi torniamo al capitolo 1 del piano triennale. Voce a te Claudio, grazie. Eccoci, grazie, certo a questo orario è una dura prova per tutti quanti. Allora, sono Claudio Di Stefano, appunto lavoro in Agid e mi occupo del progetto Single Digital Gateway. Il progetto Single Digital Gateway è l'implementazione di un regolamento europeo, esattamente il regolamento del 2018-1724, che prevede l'istituzione di un punto unico di accesso di informazioni, di procedure e di servizi ai quali tutti i cittadini o imprese transfrontaliere possono utilizzare per poter far fronte a richieste o a esigenze di mutua cooperazione fra i vari stati membri. Quindi il cittadino transfrontaliero che vuole aprire una impresa piuttosto che vuole effettuare delle pratiche all'interno dello Stato italiano deve poterlo fare attraverso appunto uno sportello unico di raccolta delle informazioni. Quindi l'obiettivo era quello di creare per i cittadini, per gli utenti transfrontalieri, sia esse imprese oppure singoli utenti cittadini, di avere un unico repository con tutte le informazioni che sono possibili per accedere, quindi tutte le informazioni che gli servono per poter portare avanti determinate esigenze. Quindi tutte le informazioni devono essere facilmente accessibili all'interno del portale Your Europe, quindi di questo Single Digital Gateway, di questo punto di accesso unico, e devono poter essere anche tradotte nelle varie lingue che possono essere necessarie. Quindi oltre ad avere questo accesso unico, un altro dei principi fondanti è quello di utilizzare il principio del once only, quindi un altro dei vincoli indicati all'interno del regolamento è quello che qualora nella richiesta, nella fruizione di un determinato servizio, di una determinata procedura, sia necessario fornire un dato, documento o informazione che sia già in possesso di un'altra pubblica amministrazione, sia essa italiana che estera, questo dato, questa informazione, questo elemento deve essere scambiato attraverso l'interoperabilità fra gli stati membri e non deve essere reinserito o refornito dall'utente transfrontaliero. Un altro principio, un altro obiettivo che è appunto il Single Digital Gateway si occupa è quello di avere anche un centro di assistenza, per cui all'interno di questo portale che raccoglie tutte quante le informazioni ci deve essere anche la possibilità di poter intervenire attraverso la redazione di alcune specifiche domande, quindi una sorta di contatto per poter avviare all'interno della pubblica amministrazione deputata a quel procedimento amministrativo anche la propria richiesta. Il regolamento ha due allegati fondamentali che sono l'allegato 1 e l'allegato 2 che descrivono differentemente appunto delle attività. Quindi nel primo ci sono tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione all'interno di questo punto di accesso unico, nell'allegato 2 invece sono definite 21 procedure indicate come prioritarie. Queste procedure devono essere digitalizzate, quindi si deve poter consentire l'accesso ai cittadini transfrontalieri, utenti transfrontalieri,
totalmente online. Quindi il cittadino che si trova in Germania e vuole attivare un procedimento amministrativo, un servizio, un'informazione all'interno dello Stato italiano deve poter chiedere appunto attraverso il sistema, deve poter digitalmente, quindi direttamente e comodamente da casa sua, poter accedere a questo servizio. Quindi il single digital gateway, come abbiamo detto, appunto adesso prevede queste 21 procedure prioritarie totalmente seguibili interamente online. E non solo devono essere totalmente online, ma per queste deve essere attivato il principio di interoperabilità fra stati membri oppure all'interno del proprio stato, che prevede quindi di non dover riproporre, di non dover ripresentare delle informazioni, dei dati o dei documenti che sono già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Come ho detto, quindi il Single Digital Gateway è un punto di accesso, è un polo di raccolta. Il punto centrale, nel cui appunto vengono parte il tutto, è il portale Your Europe, che è già attivo. È già attivo perché all'interno del portale Your Europe, quindi già navigabile, sono state inserite tutte le informazioni relative all'allegato 1. Quindi, relativamente alle informazioni dell'allegato 1, il processo è andato avanti. Adesso ci troviamo nell'implementazione di quello che è previsto dall'allegato 2, che è quindi la digitalizzazione di queste 21 procedure. Le procedure chiaramente sono un insieme di servizi che sono forniti da una o più pubbliche amministrazioni, nel senso che appunto l'allegato ad un regolamento europeo prevede la dicitura di un servizio di cui l'utente transfrontaliero può avere bisogno. Ad esempio, il trasferimento è il servizio e quindi in quel caso si attivano i procedimenti amministrativi che sono sottesi da quella procedura, che sono appunto il certificato di cambio residenza, la possibilità di inserire il cambio di residenza. Quindi ogni procedura che è indicata all'interno del regolamento, dell'allegato 2 del regolamento, poi deve essere declinata all'interno di differenti procedimenti amministrativi che sono espletati da una o più amministrazioni. Appunto, alcune possono essere di competenza, ad esempio, tutta la parte relativa alla previdenza e all'assicurazione sociale. Chiaramente, il servizio, la procedura è unica, ma a secondo se si tratta nell'ambito italiano di previdenza, la procedura è una procedura, il procedimento amministrativo è un procedimento amministrativo di INPS, a secondo se si tratta di assicurazione lavorativa, si tratterà di INAIL. L'ambito, il servizio, la procedura è unica ed è appunto quella indicata nell'ambito di previdenza o di assistenza. Quindi, il procedimento, quindi le 21 procedure devono poter essere totalmente digitalizzate. Ogni cittadino deve, attraverso il portale Your Europe, decidere e scegliere qual è il procedimento che viene effettuato, e attraverso quel procedimento c'è tutto un processo guidato all'interno di una sorta di catalogo dei servizi che dice, che disambigua la procedura dal procedimento amministrativo e consente al cittadino di orientarsi all'interno di quella che è la sua necessità. Quindi, partendo dall'ambito della vita, si arriva alla definizione di tutti i procedimenti amministrativi disponibili. All'interno del catalogo dei servizi, questi procedimenti amministrativi sono declinati a secondo di qual è la necessità da parte del cittadino, quindi anche territoriale, nel senso che magari alcune richieste devono essere inviate agli ambiti regionali, quindi immagino appunto le comunicazioni di assunzione piuttosto che le comunicazioni di licenziamento da parte dei dipendenti, delle ditte per i propri dipendenti. Queste vengono poi reindirizzate all'interno dei portali delle singole pubbliche amministrazioni, anche territoriali in questo caso. Quindi il lavoro che è stato fatto è quello di analisi di tutte quante le procedure indicate nell'allegato e, in funzione delle competenze delle singole pubbliche amministrazioni, quindi delle competenze dei singoli servizi delle singole amministrazioni, abbiamo avviato un confronto con queste amministrazioni al fine di appunto far adeguare, far evolvere, riorganizzare in alcuni casi i loro servizi già digitalizzati per essere congruenti con le indicazioni che sono state date all'interno all'interno appunto del regolamento europeo.
Oltre a questo, come abbiamo detto, c'è il fatto che le pubbliche amministrazioni, oltre a dover evolvere, a dover appunto mantenere questi vincoli che erano indicati all'interno del regolamento, che sono appunto l'interoperabilità del one solely, piuttosto che l'identificazione e autenticazione dell'utente che deve avvenire in maniera digitale, deve avvenire in maniera utilizzando quello che è il login eIDAS, che è la mutua federazione delle identità digitali che possono essere all'interno dei vari stati membri, all'interno del mercato unico, possono essere utilizzate. Quindi io, cittadino tedesco, che ho il mio identificativo digitale, il mio SPID per intenderci tedesco, devo poter accedere alle procedure che sono indicate all'interno dell'allegato e portare avanti tutta quanta la mia pratica. Chiaramente questo, come abbiamo detto appunto dal titolo dell'iniziativa, è all'interno del piano triennale. Questo progetto, quindi la digitalizzazione delle 21 procedure, è stata inserita all'interno di una scheda del PNRR. Quindi all'interno della misura interoperabilità, la misura 1.3, è stato inserito il subinvestimento 1.3.2, che è lo sportello unico digitale, che prevede nella missione 1, componente 1, l'inserimento appunto di questa digitalizzazione del costituire il punto unico di accesso all'interno di questa che è di quello che è il mercato unico fra i vari stati membri. Quindi il progetto è stato inserito all'interno di una scheda PNRR e all'interno della scheda PNRR sono stati finanziati 90 milioni per tutta l'attuazione di questo progetto. Come è declinato quindi la scheda PNRR? A questo punto è indicato all'interno del piano triennale. All'interno del piano triennale troviamo che se da un lato AGID, che è punto unico di coordinamento, ha la necessità di dover sviluppare quella che è l'architettura e l'infrastruttura che si basa su nodi dove tutte quante le pubbliche amministrazioni devono poggiare per poter effettuare la interoperabilità con gli altri stati membri. Quindi se AGID ha dovuto disegnare e sviluppare l'architettura tecnica nazionale che consente l'interoperabilità dell'Italia con l'Italia piuttosto che dell'Italia con gli altri stati membri, dall'altro lato le pubbliche amministrazioni rimangono competenti della digitalizzazione dei loro processi. Quindi AGID è stata al loro fianco, sta attualmente ancora al loro fianco, per fornire tutte le indicazioni che arrivano dalle specifiche dei singoli tavoli operativi che sono stati attivati dalla Commissione europea per poter fornire le informazioni e le specifiche tecniche di dettaglio che devono essere implementate fra i vari stati membri. A che punto siamo? Qual è la roadmap? L'infrastruttura nazionale di interoperabilità, che appunto dicevo prima, è stata completamente sviluppata. Quindi la prima parte è stata completamente attivata. L'obiettivo che era inserito all'interno del piano triennale era lo sviluppo di almeno l'80% delle componenti necessarie per l'architettura di interoperabilità. Abbiamo sviluppato nello stesso periodo, quindi a dicembre 2022, l'intera infrastruttura. Abbiamo raggiunto il 100%, quindi eravamo già pronti, siamo già pronti per poter collegare tutti quanti i vari servizi allo scambio con l'Europa. Il regolamento indica anche le attività di integrazione e di collaudo che devono essere fatte fra le varie architetture e quindi prevede che all'interno dei primi 6 mesi, quindi tutto da qua a giugno 2023 e poi da luglio 2023 fino a dicembre, data in cui devono essere messi online, devono andare a go live tutti quanti i procedimenti amministrativi totalmente digitalizzati. Bisogna effettuare l'integrazione Italia su Italia e poi successivamente Italia su Europa. Quindi il passo successivo, che è quello che stiamo in questo momento affrontando, è quello di fornire tutti i supporti alle amministrazioni competenti per poter mettere totalmente online i loro procedimenti amministrativi. Io ho raggiunto il Grazie termine del mio mille, intervento Claudio Di e quindi Stefano. Grazie. lascio a voi. Grazie tante per la comunicazione. Vi ricordo che trovate le slide dei relatori di oggi sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti insieme alla registrazione del webinar. Allora, se siete d'accordo, abbiamo soltanto 10 minuti.
per rispondere alle domande e quindi io ne riporto soltanto alcune per ogni relatore perché ne sono arrivate numerose e poi decidiamo insieme ai colleghi di Agid in che forma dare invece le risposte a tutti quanti. Allora, intanto la prima che pongo a Fabrizio Donzella. Barbara Niccoli ci dice: buongiorno, ma per le regioni va bene il format presente sul sito che mi sembra sia Conferma aggiornato a che febbraio? format è possibile utilizzarlo per tutti i livelli istituzionali. Adesso riflette quella che è la struttura del piano triennale attuale, quindi direi assolutamente di sì. Ok, poi c'è Daniela Foroni che dice possono Per andare quanto bene i riguarda il Google piano, Form. adesso, come abbiamo anche spiegato venerdì scorso, è presente una guida e una impostazione su formato DocX. Come abbiamo detto già venerdì scorso, abbiamo in programma di digitalizzare anche l'utilizzo di questo servizio, che è quello di utilizzare un format ed eventualmente anche di raccogliere in prospettiva quelli che saranno i piani triennali che le varie amministrazioni potranno compilare. Ok, allora grazie Fabrizio. Ho visto che Fabrizio Caccavello ha risposto a molte domande in chat. Faremo una verifica se ha risposto proprio a tutte, ma nel frattempo passerei a qualche domanda che hanno posto invece a Rotundo, ad Antonio Rotundo, per esempio. È possibile utilizzare API in PDEND per alimentare dati.gov, come si integrano le due piattaforme? Paola Sorci lo chiede. Sì, è una domanda che diciamo, raccogliamo spesso in questi webinar che facciamo. Diciamo che le due piattaforme sono complementari, nel senso che la PDND include il catalogo delle API che servono a rendere disponibili i dati. Dati.gov.it contiene soli metadati, quindi non contiene dati. Per cui il processo corretto sarebbe, io devo rendere disponibili dei dati, documento questi dati attraverso i metadati su dati.gov.it, realizzo le API per rendere disponibili questi dati e registro queste API nella PDND attraverso cui poi saranno disponibili per tutti gli utenti. Chiaramente nei metadati poi, siccome c'è un metadato specifico per indicare dove questi dati possono essere scaricati, si metterà il riferimento all'API che è presente e registrata in PDND. Spero di aver chiarito. Ok, allora te ne pongo un'altra. Antonio Marco Rubin dice: ma è obbligo fornire i dati in formato aperto e leggibile Quando meccanicamente? parliamo di dati aperti, proprio perché la definizione di dato aperto è che deve essere reso disponibile in formato aperto e leggibile meccanicamente, ovviamente è obbligatorio. Rendere disponibili dati aperti in formati non leggibili meccanicamente, ovviamente contraddice la definizione e le caratteristiche stesse del dato aperto. Ok, poi ce n'è una di Andrea Carraro che dice: in uno dei precedenti webinar su dati aperti si era parlato di un possibile set di dati che gli enti potrebbero rilasciare in open data, suggeriti da Unione Europea, sia dal punto di vista del contesto sia della struttura. Ci sono novità in merito? Allora, l'indicazione delle priorità, diciamo, da definire per l'apertura dei dati aperti è presente nelle linee guida open data, che, come dicevo, sono in fase di adozione. Ovviamente non è un obbligo, è un'indicazione che Agid fa con queste linee guida in modo tale da dare alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti interessati una sorta di guida su quali dati aprire prioritariamente, perché sappiamo che l'amministrazione per aprire dati, diciamo, c'è bisogno di un impegno tecnico, ma anche finanziario ed economico, per cui se l'amministrazione deve decidere quali dati aprire, allora noi abbiamo indicato alcune tipologie di dati che sono poi quelli che
che sono identificati nella Directive Open Data. Però la novità, diciamo, è che appena le linee guida Open Data saranno disponibili, lì saranno indicate queste priorità che le amministrazioni possono seguire o meno, nel senso che è sempre una raccomandazione comunque. Ok, grazie Però mille Antonio. Io darei l'opportunità anche agli altri relatori di rispondere, anche se ci sono altre domande per Antonio Rotondo, a cui appunto magari rispondiamo più avanti in altro modo e vi informiamo sulle risposte. Allora, per il dottor Castro, c'è Luca Dainese che dice: aiuterebbe molto le PA locali avere da Agid delle clausole contrattuali standard relativamente alla sicurezza da inserire nei contratti capitolati di affidamento. L'hanno fatta mentre c'era il sì, allora su questo suo intervento. nel senso Non so se vuole. sì, su questo magari possiamo assolutamente vederlo con Agid e cercare di capire come possa essere implementato e fornito in modo da darlo magari o nei chiarimenti o nelle linee guida che vengono date all'interno della piattaforma PA Digitale 2026. Cristina Vergano chiede: buongiorno, attualmente negli avvisi PNRR non sono previsti fondi per il cloud destinati alle città metropolitane, si provvederà prossimamente? Arrivano fino ai comuni e per le città metropolitane vengono incluse nelle categorie per la migrazione dai comuni. Ogni misura ha, quindi quando parliamo di PNRR ovviamente parliamo di un qualcosa di molto ampio, nella 1.2 in particolare viene compreso per la parte dei comuni sopra i 250.000 abitanti per la migrazione al cloud. Poi ogni misura fa al testo a sé stante perché cambiano i soggetti attuatori. Ok, poi c'è Piera Andrea Angelo Marinoni che dice: nella misura 1.2 per Per scuole scuole non si si intendono intendono anche le università, si università. intendono le scuole, gli istituti di formazione primaria e secondaria. Ok, allora vediamo. Tiziana Montanaro: uno dei modi per presentare il piano triennale è quello di compilare l'apposito form su PA digitale, ma se non si è destinatari di finanziamenti nell'ambito delle misure 1.2 e 1.1 del PNRR, questa compilazione può essere Assolutamente sì, eventualmente non solo. E effettuata sul all'interno della PA piattaforma PA Digitale digitale? si può effettuare la compilazione per indicare il piano di migrazione in conformità al piano triennale ed è possibile anche effettuare la classificazione dei propri dati, qualora non fosse stato ancora fatto, e, sempre all'interno della stessa piattaforma, senza dover procedere poi con il terzo step, che è quello della richiesta di accesso ai fondi. A lei. Ok, allora grazie mille al dottor Castro e passerei alle ultime domande che sono state rivolte mentre parlava Claudio Di Stefano. Allora, Claudio Di Stefano, Davide Malacaria dice: riguardo alla classificazione dei dati e dei servizi per la migrazione al PSN, qual è la definizione di servizio? Può essere dato qualche esempio? Non Allora, sentiamo mi sembra che la l'audio, domanda non l'audio sia sul singolo scritto. Digital Gateway. Ah, allora, era arrivato in quel momento. Allora c'è Paolo Brigo che dice: come fa un comune a sapere che è coinvolto in alcuni procedimenti del Single Digital Gateway e quindi Allora, deve predisporre informazioni e procedure? all'interno dell'allegato 2 sono indicate le procedure e con il Dipartimento delle Politiche Europee, che è il coordinatore dell'implementazione di questo regolamento, abbiamo provveduto ad identificare le aree di attinenza rispetto a queste 21 procedure. Quindi abbiamo proceduto a un primo screening e attualmente abbiamo già contattato tutte le amministrazioni relativamente, le amministrazioni competenti. In questo primo avvio, perché appunto il regolamento prevede che più avanti quelle 21 procedure
procedure saranno allargate ad altre procedure amministrative. In questo primo screening i comuni non fanno parte delle amministrazioni che dovranno dare le informazioni, se non per quanto riguarda il SUAP, nel senso che una delle procedure è quella di apertura di una impresa, di un'impresa. E su questo esiste un altro progetto del PNRR, che è appunto l'implementazione del SUAP in carico al Dipartimento di Funzione Pubblica, che sta provvedendo ad emettere delle linee guida che seguirà quindi poi l'implementazione nei comuni appunto in cui sarà necessario. Quindi vi contatteremo noi, per modo di dire, in questo senso, quindi lo saprete in realtà appunto perché se fate parte delle 21 procedure siete stati già contattati da Agid per attivare tutta le procedure, quindi per attivare tutti gli scambi di specifiche che sono necessarie per l'implementazione. Ok, Matteo Gentile chiede: anche gli ordini professionali devono aderire attualmente al Single Digital Gateway? Allora, una delle procedure del Single Digital Gateway è quella dello scambio delle licenze. Delle licenze che possono essere di professionali, di attività di professionali piuttosto che di attività di corporazioni. In questo caso, quindi, all'interno di questa procedura, in prima istanza la Commissione europea ha individuato soltanto lo scambio di licenza fra gli operatori di volo, fra gli avvocati stabiliti e quindi tutti gli avvocati che possono essere all'interno del sistema di scambio con le altre, e anche per tutta la gente che lavora, quindi tutti gli operatori del mare si chiamano, che sono appunto le capitanerie di porto piuttosto che altro. Quindi all'interno di questo scambio abbiamo contattato l'ENAC piuttosto che il MIT piuttosto che il Consiglio Nazionale Forense per appunto avviare con loro un processo di digitalizzazione dell'iscrizione agli albi nazionali e quindi allo scambio di licenze fra diversi paesi membri. Quindi l'ordine professionale, non so quale sia l'ordine professionale della persona che ha scritto, chiaramente a secondo, in questo momento, se a meno che non è nelle categorie che ho appena detto, non è coinvolto. Ok, allora grazie mille, io ringrazio anche Claudio Di Stefano, ringrazio tutti i relatori, abbiamo esaurito il nostro tempo. E vi ricordo che potete già iscrivervi alla pagina di Eventi PA dedicata all'evento del 24 febbraio prossimo, cioè di venerdì prossimo. Questi tre webinar, vi ricordo, sono trattati come tre eventi singoli, quindi siccome alcuni di voi si ritenevano già iscritti dopo la prima iscrizione, io invece vi dico che dovete iscrivervi ogni volta. Trovate già la pagina del 24, manca soltanto il programma di dettaglio che inseriremo nei prossimi giorni. Vi ringrazio per aver partecipato numerosi e troverete le domande a cui non abbiamo fatto in tempo a rispondere adesso sulla pagina di Eventi PA che riguarda questo webinar. Vi ringrazio.